Nonostante le cicatrici nel cuore, sono pronta a ricominciare a sognare. La prima volta che spuntamento al buio? Sì. Sei nervosa? Un po' tesa. Il giusto. Forse sembro un po' timida e quindi magari tante volte si pensa che sono un po' moscetta, invece no, per niente. Come ti chiami? Mauro, piacere. Piacere, Arianna. Mi piace il romano anche un po' rozzo, forse, anche con la calata un po' wow, un po' coatto, insomma. Una delle prime cose che guardi in un uomo qual è? Gli occhi. Mi piacciono gli occhi chiari, quindi. Se devo stare con una donna, non è che punto per forza all'inizio soprattutto niente, però poi magari. Spine? No, un pezzetto. Però punto domani poi è una convivenza, è una famiglia Certo. insieme, perché comunque Ti piacciono i ormai. bambini? Sì, Anche a me. sì, la femminuccia. No, oddio, anche La principessa dei papà. Oggi l'obiettivo principale sarebbe trovare una brava persona, una brava ragazza con cui poi a condividere una convivenza e poi una famiglia. Ho capito che a un certo punto, secondo me, della vita bisogna che ti stoppi e capisci quando è il momento di finirla. E quindi Vero. è arrivato il momento. Perché sai quando mi sono reso conto? Mi sono reso conto quest'estate in un locale, in discoteca. Sono entrato e che ci ho avuto tipo, che ne so, tipo un'apparizione, no? No? Ho detto come per dire basta, cioè basta. Basta, sono stanco delle stronzate, della gente falsa. Mo ti do la mazzata subito. Io mi sono stata sposata. Sei stata sposata? Ho 23 anni. capito, quelle, però se è Però è come. finita da 3 anni. La cosa che mi ha detto che è sposata, un po' di carità, mi è dispiaciuto, perché io lo sogno un matrimonio in chiesa. Pure miei, penso. Ma domanda, se puoi Vai. rispondere, perché sono finite queste storie? Col mio ex marito diciamo che non la pensavamo proprio allo stesso modo, nel senso che a lui non è che facessero impazzire i bambini mentre io volevo comunque una famiglia, per me sposarmi e prendere casa voleva dire comunque costruire un futuro, per lui no. Però, perdona, queste cose non le avevi percepite. Diciamo che è stato bravo a non. Non fatelo capire. Ma forse tu non l'hai mai chiesto, oppure? O forse un po' arraccecata perché comunque ero innamorata. Uscire dal matrimonio non è stata una passeggiata perché comunque sì, avevo investito tanto in questa relazione, quindi importante è non perdere le speranze. Vabbè, se sono qui vuol dire che non le ho perse, perché se no. Quello che io percepisco dai tuoi occhi e dalle tue parole è sicuramente. Secondo me è un motivo di dispiacere per te, perché giustamente penso che col matrimonio sognassi una storia d'amore come la sogno io, Certo, no? Che si coronasse poi esatto. con una famiglia, figli e poi basta. Però la vita non è sempre purtroppo, no? Voglio una donna che abbia fatto le sue esperienze, abbia avuto i suoi uomini, sia a letto e sia a livello proprio emozionale, che a oggi dice: ho avuto 100 persone, tu sei il 101, ho scelto te. Io voglio essere la scelta, non voglio essere il primo. Comunque sei bella quando ridi, Grazie. Te voglio mettere in imbarazzo. No, vabbè, io divento rossa subito, quindi. No, non ho detto niente allora. No, vabbè. Invece prenditi i complimenti, che già la vita fa schifo. No. Prenditi quando te li fanno. Meglio se ti faccio io però, eh. Va bene.